Eccoci qua, io e la Tuono, in pista, a Cremona, nel Cremona Circuit. Per la prima volta nella mia vita sono in pista con una moto da 175 cavalli e una cilindrata da 1100, un V4, spirito italiano, tensione a 1000. Ma, ehi, ferma, perché sono qui? Come ci sono arrivato? È arrivato il momento col mio amico Franco, che vi ricorderete perché lui aveva preso la S1000XR, io avevo preso la F900XR, esatto. Lui ha preso la Tuono e poi io ho preso la Tuono e siamo qua al Cremona Circuit, perché la giornata in pista inizia la sera prima. Esatto, andiamo a preparare una figata, domani ci divertiamo, dai. Sono arrivate le pizze ed è arrivato anche Marco. Piacere. Piacere Daniele, piacere Yuri, Fabio. E adesso mangiamo. La quiete prima della tempesta. Non c'è assolutamente nessuno. Vedere un circuito così spoglio fa quasi strano. Siamo al box 20. I preparativi sono già in corso. C'è chi mette termocoperte, c'è chi ha la sua routine mattutina. E io non ho messo termocoperte. Sono venuto questa volta con delle Michelin Power Cup 2. Quindi utilizzerò le pressioni consigliate dalla casa sul sito, sperando di trovarmi bene, sperando che vada tutto bene. Ieri ci hanno spiegato un pochino il circuito, abbiamo trovato un'anima pia che ci spiegasse un minimo traiettoria marce e oggi incrociamo le dita. Eh sì, questa Tuono è proprio coinvolgente. Una volta che vedi la soddisfazione di un proprietario è impossibile rimanere distaccato, è impossibile non pensarci, ed è proprio colpa oppure merito del mio amico Franco e della sua soddisfazione dopo aver acquistato una Tuono V4 Factory, che in parte mi sono convinto ad acquistare la mia Tuono V4, ed è grazie a lui che ci ritroviamo qui in pista, perché ci ha fatto prendere parte ad una giornata in cui le Tuono, le RS V4, insomma i V4 di Noale sono i protagonisti. Abbiamo infatti avuto un piccolo sconto dagli organizzatori e ci ritroviamo qui con tantissimi V4, con tantissimi appassionati di questo motore e di questa moto, ma c'è anche qualche sorpresa. No ragazzi, guardate cosa c'è. RS V4 X30, 30 esemplari. Che spettacolo! È incredibile la quantità di mezzi Honda CB1000R, S1000RR, Aprile, RS V4. Quella dovrebbe essere una Yamaha R1. Di là c'è un'altra Yamaha R1M, Honda CBR 1000RR. Insomma, ce n'è. Il sentimento è misto, c'è euforia, sono abbastanza gasato, ma anche tanta strizza. Cioè, venire in pista e rendersi conto di dover girare a velocità elevate con altri piloti intorno a te, altri appassionati come te, perché giustamente siamo divisi in gruppi a seconda delle nostre abilità, è tesa, molto tesa. Ok, ferma, ma voi giustamente direte: ma come funziona una giornata in pista? Puoi decidere di arrivare o la sera prima o in mattinata. Il mio consiglio è quello che abbiamo fatto io e Franco, è quello di arrivare la sera prima, in modo da poterci preparare e fare tutto ciò che serve per poi girare in pista. Cosa serve per girare in pista? Ovviamente la moto, ovviamente l'attrezzatura giusta, quindi stivali, tuta, guanti, casco integrale con cinturino a doppia D, e ovviamente c'è bisogno di firmare tutte le liberatorie e ritirare il numero, grazie al quale poi vedremo i tempi sul tabellone che c'è nel nostro box che va ovviamente pagato e aggiunto alla quota necessaria per l'ingresso in pista, e ritirare anche tutti gli adesivi che dovremo mettere sulla moto, tra cui il bollino che identifica il gruppo di appartenenza. Come si decide il gruppo di appartenenza? È semplicemente una autodichiarazione, e non avendo nessuna idea di quella che sarebbe stata poi la mia prestazione, passatemi il termine, in pista, ho detto che ero un puro neofita e quindi mi è stato assegnato il gruppo A, ovvero quello dei più lenti. Nonostante questo, comunque la tensione è davvero a 1000. Cala il silenzio nel box, calo la visiera, mi schiero e aspetto il semaforo verde dalla pit lane. Oh, ma che è tutto sto spazio? Mamma mia, tanta larghezza. Avete presente quando
vi eravate preparati per l'interrogazione, arrivate in cattedra e non vi ricordate più nulla? Ecco, non ricordo più nulla di quello che mi hanno detto. Non mi ricordo le marce, non mi ricordo le traiettorie, non mi ricordo le curve. Tempo 3 curve e perdo qualsiasi riferimento davanti a me. Questo turno è una roba assurda. Non sono abituato, devo ancora prendere confidenza. Mi sembra eterno. Faccio 6 giri ed esco. Qui è quando Damon mi becca che ero senza tamponi e mi dice: li vuoi dei tamponi? Al volo, ragazzi, al volo. Già che ci siamo, mappiamo un attimo, mettiamo questo scarico Acra e via. Damon, che è passato da modalità pilota a modalità officina, presentati. Sono un meccanico di dubbio gusto e pessima moralità, licenziato dai grandi brand. Mi arrangio e metto i tamponi. E la sua moto è questa bellissima RSV4 carenata X30. È bellissima, con quelle ali almeno tra i 15 e i 20 secondi in meno al circuito. Bene, secondo turno, si rientra in pista e devo dire che è stato molto bello il fatto che abbiamo trovato alcune persone molto disponibili, molto gentili e che in maniera totalmente disinteressata si sono avvicinate a noi, vedendoci anche un po' spaesati alle prime armi, e ci hanno dato i consigli giusti per poterci divertire durante la giornata. Già, perché sembra banale dirlo, uno dice ok, vado in circuito e spingo al massimo, in realtà non è così banale. Devi pensare alle pressioni delle gomme, devi pensare a capire se il tuo mezzo è sempre perfetto, devi pensare alle traiettorie, alle marce, ai punti di frenata e a 10 miliardi di altre cose. Devi pensare anche a idratarti, devi pensare anche ad andare in bagno. È sempre banale dirlo, ma è facile dimenticarsi di alcune di queste cose. Bene, scendo in pista, stavolta decisamente più tranquillo, decisamente più a mio agio. L'asfalto sembra un po' migliore, o forse ho sistemato io meglio le pressioni delle gomme. Faccio qualche curva e tac, ginocchio a terra. Beh, la prima soddisfazione della giornata ce la siamo tolta. Secondo turno andato, non è facile per niente, non è proprio facile. Mi siedo così vi spiego. Non ho registrato niente dopo il primo turno, tra l'altro scusate se faccio tutto col cellulare, ma mi sono accorto di aver dimenticato una scheda SD, per cui vi potete solo immaginare quanto sia difficile venire in pista, girare, registrare, creare un contenuto che sia comunque piacevole. Comunque, primo turno non ci ho capito una fava. Pensavo di azzeccare bene o male le traiettorie, cioè in linea di massima, solo che avevo una guida ancora stradale, quindi cambiavo a 7-8 mila giri, perché il mio cervello era abituato, è abituato a cambiare a quei giri lì, in modo da far scorrere il più possibile la moto, ma il circuito non è sufficiente. Fortunatamente la cosa più bella che sto riscontrando in pista, e che non mi aspettavo assolutamente, ci sono un po' di persone, e un po' tante, che comunque si prestano ad aiutarti, ti vedono che sei un attimo spesato e quindi ti danno consigli, più che altro per la tua sicurezza. Poi, tanto di andare veloce, nessuno qua corre in superbike, a parte che c'è anche Bradley Smith che sta girando, perché c'è anche il gruppo race, ma non mi dilungo. Quindi primo turno 2.08, molto spesato. Dopodiché due ragazzi, un veneto e un altro ragazzo, ci hanno spiegato bene traiettorie, linee, marce. Ho sfruttato di più il motore e soddisfazione, prima volta ginocchio a terra con la tuono in pista, e ho abbassato i 10 secondi, quindi sono passato da 2.08 a 1.58. Non sono stanchissimo, pensavo peggio, però vediamo adesso come va. Le Michelin si stanno comportando strabene, le ho gonfiate come prescritto dalla fabbrica. Devo dire che ho dovuto abbassare un po' il posteriore ed effettivamente a 1.5 a freddo, senza termocoperte, a 1.7 quando poi diventano calde, mi sembra un giusto compromesso. Poi ragazzi, ovvio che per me è la primissima esperienza, sono abbastanza traumatizzato, però sono anche colpito dal fatto che la moto non ti mette così tanta paura. È ovvio che aprire tutto il rettilineo ancora ce n'è. In questo preciso istante c'è stato un simpatico siparietto, per cui la commissario, meglio l'addetta alla sicurezza, mi ha un po' preso in giro per la cresta e per tutti i cordini di sicurezza delle action cam, in realtà in maniera bonaria. Probabilmente vedono l'attenzione nei nostri occhi e quindi cercano un attimo di farci rilassare. Thank you.
Questo è il quarto turno e dopo pranzo, ragazzi, c'è un caldo devastante. Il caldo di questi giorni è peggio, senza dubbio, ma vi posso assicurare che entrare in pista con oltre 40 gradi di asfalto è quasi una tortura. Difatti, a causa anche del misto tra caldo e stanchezza, si perde lucidità, si perde concentrazione o anche il lieve timore che le gomme possano non reggere tanti giri, per cui esco sempre uno o due giri prima della fine del turno per evitare di rischiare. Dopotutto questa è la moto che uso per i miei video, che uso per i miei viaggi e soprattutto tengo alla mia incolumità, per cui meglio tirare un attimo il remo in barca. Loro sono dei miei iscritti, per cui li vado a salutare. Siamo qua con Tommaso, che mi è venuto a trovare. Lo avevate visto già nel video del rodaggio. Beh, lui adesso mi ha visto girare da fuori, come sembro? Un fermone. No, non è vero, Ho fatto comunque un secondo più di te, è vero che è un'altra moto, però insomma. Devi ancora tirare fuori il potenziale. Non riesco a fidarmi ad aprire al 100% di gas. C'è una roba, perché poi io già credo di aprire al 70% e già ti strappa via tutto. Cioè, quando arrivo alla staccata del rettilineo, che mi alzo su e freno, sembra una roba che ti stupra in una maniera tremenda. Se metti 0,9 la becco tutta io, l'aria non ho neanche il cupolino. E quindi è pazzesco. Al contempo, uno, ti fa capire che c'è ancora margine, perché quello giustamente, nessuno di noi è pilota professionista, per cui si deve ancora migliorare. E due, ti fa apprezzare un po' di più questi mezzi che, grazie alla ciclistica prima di tutto, grazie alle gomme, grazie all'elettronica, anche che in realtà oggi non è entrata, forse è entrato un po' l'antimpennata, perché sento che quando arrivo nel rettilineo fronte box e apro inizia a galleggiare. Quello è normalissimo, lo fanno tutti. Però per il resto veramente bella esperienza che bisogna fare. Importante divertirsi. Sì, poi un conto è farlo con costanza, un conto è farlo una o due volte l'anno. Però secondo me una o due volte l'anno, se fatte con lo giusto spirito, è la sua. Giornata finita, sono sfattissimo. La Tuono, devo dire che si è comportata bene. Come vi dico sempre, il limite non è mai la moto, ma siete voi. Io in questo caso mi sono limitato a circa 2 minuti come passo, e anche perché poi tra stanchezza, caldo, incertezze, mancanza di concentrazione, è veramente tosta. Il mio best è stato 1,58 fatto al secondo turno, con più tranquillità, anche perché è vera quella roba per cui se non pensi ai tempi, i tempi escono, se pensi ai tempi, i tempi non escono. Però bellissima esperienza, ci tengo a rifarla senza ombra di dubbio. Certo, iniziare con la Tuono e fare la prima esperienza con 175 cavalli è un po' tesa, però non ho avuto né problemi di olio, né problemi di liquidi, né problemi di temperature, nonostante oggi comunque, come potete vedere alle mie spalle, 35 gradi si sono toccati, l'asfalto è rovente, non ci si sta. E freni pazzeschi, e devo imparare a frenare meno, perché più freni, più sei lento. Gomme pazzesche, Power Cup 2 senza termocoperte, devo dire che hanno retto sempre. C'è stato un minimo momento di incertezza, ma perché c'era caldo, le pressioni sono salite un po' troppo, attenetevi a quelle che dice Michelin, quindi 2.1 davanti, 1.7 dietro. E direi per questo video è davvero tutto, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se volete le altre avventure in pista con la Tuono, o magari perché no con altre moto. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!